questo pomeriggio mi trovo con il responsabile del settore del comune di Piazza Armerina, Protezione Civile e Ambiente, Mauro Mirci. Ciao Mauro. Ciao. Tu ci spiegherai l'adesione del comune di Piazza Armerina al patto dei sindaci. Di cosa si tratta? In sostanza si tratta dell'ottenimento della finalità europea 20-20-20, cioè 20% del risparmio sull'utilizzo delle fonti energetiche, 20% di utilizzo di fonti rinnovabili e 20% di riduzione delle emissioni in atmosfera. È un protocollo che il Comune ha sottoscritto tempo fa, abbiamo aderito e adesso siamo impegnati nella redazione del piano delle emissioni, del cosiddetto PAES, che è propedeutico a tutte le azioni che il Comune dovrà intraprendere in futuro e che sono poi alla fine finalizzate all'ottenimento di finanziamenti europei per linee di indirizzo che saranno proprio individuate nel PAES, quindi tutte le criticità, le azioni da fare per ottenere quei famosi risultati, il 20-20-20, saranno individuate proprio nel PAES. Facciamo un esempio semplice. Un esempio semplice è individuare, per esempio, come obiettivo ridurre la dispersione energetica negli edifici pubblici, scolastici e via discorrendo, per cui potrebbe partire in futuro un progetto che prevede di modificare, sostituire tutti gli infissi in un grande numero di edifici, mettendo degli infissi che abbiano più tenuta energetica. Ovviamente si parla di progetti a grande respiro, con importi minimi di 50 milioni di euro, quindi l'azione va intrapresa non solo a livello comunale, noi dobbiamo essere i primi attori di questa azione, ma va intrapresa anche a livello comprensoriale, per cui ci stiamo muovendo, qui è chiaramente la parte politica che poi farà il suo lavoro, per lavorare a livello comprensoriale con altri comuni del circondario. Questo avverrà dopo l'individuazione delle criticità. Sì, possono anche coincidere, insomma il sindaco sta già muovendosi, come si era mossa tra l'altro anche l'amministrazione precedente, ma l'Unione Europea prevede che sia un contatto diretto tra Europa e sindaci, poi chiaramente gli accordi vanno stretti, però noi in questo momento siamo i primi che dobbiamo rispondere della redazione del PAES. Presente alla riunione di questa sera anche il dottore Filippo Miroddi, il sindaco della città di Piazza Armerina. Sì. Filippo, il rapporto quindi diventa diretto con l'Europa? Sì. Con il patto dei sindaci il rapporto diventa diretto, hai detto bene, nei confronti dell'Europa, che bypassando un po' il concetto di necessità di patto dei sindaci, ossia gruppo Gela, non so, Butera, Mazzarino oppure Enna, Catena Nuova, cioè noi possiamo tranquillamente andare da soli nei confronti dell'Europa, questo è quello che è emerso nell'ultimo convegno appunto a Catena Nuova, dove sia il professore Pezzini che l'ingegnere Cocina hanno dato ampi chiarimenti a noi sul fatto che noi stessi, ecco, Piazza Armerina può tranquillamente progettare questa linea, naturalmente autofinanziandola, e dialogare con l'Europa. Dopo una prima fase di ricognitiva e progettuale, poi ci sarà proprio la vera fase del risparmio, perché di questo si tratta. Molto bene Crocetta ha sposato questa linea di energia pulita, quindi di energia di risparmio, quindi con tutte le fonti energetiche, ma soprattutto con l'ottimizzazione delle energie. E questa è la linea del patto dei sindaci.